Non basta un primo tempo gagliardo al Chieti che anche quest'oggi lascia l'intera posta in palio al più quotato Matelica, non riuscendo ad invertire il trend negativo di gennaio. Mister Alessandro Grandoni alle prese con problemi di formazione deve rinunciare a Ricci squalificato, Brugaletta e Di Cillo infortunati, a cui si aggiunge il febbricitante Sarrizzo. Solo panchina per Traini alle prese con un fastidio al ginocchio. Nel 4-4-2 d'inizio gara c'è Meola a far coppia in difesa con Chiocchia, a centrocampo spazio a Favo e Bacicalupo, in avanti con Siviglia c'è l'ex Avezzano Franchi. Nessun problema di formazione invece per mister Colavitto, che può contare su tutti gli effettivi a disposizione, compreso il rientrante Moretti, che dopo la squalifica trova subito una maglia da titolare in avanti con Leonetti e Barbarossa. La direzione di gara è affidata a Giorgio Bozzetto di Bergamo. L'avvio sorride ai colori di casa, cinici a trovare il vantaggio alla prima sortita offensiva. Azione confusa al centro dell'area di rigore con la sfera che dopo un batti e ribatti arriva a Siviglia, bravo a mettere a terra il pallone e trafiggere l'estremo marchigiano Urbietis. Ma la gioia del gol dura soltanto 4 giri di lancette, palla persa in mezzo al campo da Teatini, con il Matelica bravo a portare la sfera rapidamente al limite dell'area di rigore, dove un filtrante di Barbarossa mette Moretti a tu per tu con Tano, che lo trafigge con un preciso raso terra. La partita di oggi per i neroverdi è troppo importante e allora, a differenza delle scorse partite, non si lascia andare, rendendosi pericolosa di nuovo al 12esimo, sempre con Siviglia, che dalla stessa mattonella del gol prova la conclusione, ma questa volta il rasoterra sul primo palo trova pronto Urbietis. La prima parte di gara non sembra far risaltare i 25 punti di distacco in campionato, anzi la squadra di Grandoni al 28esimo ha la possibilità di rimettere il muso avanti, ma la conclusione di Energe per questione di centimetri non inquadra lo specchio della porta. Il Matelica però è squadra creata per vincere e lo dimostra al 38esimo, da un pallone perso da Bacicalupo, ripartenza letale in mezzo al campo di Moretti, che questa volta si traveste da uomo assist per l'inserimento centrale di Bugero, che con un tiro preciso infila la sfera alle spalle di Tano. Ad inizio ripresa, episodio dubbio in area marchigiana. Pupeschi, nell'intento di spazzare la sfera, colpisce quest'ultima a metà tra braccio e spalla, ma per Bozzetto di Bergamo, direzione di gara da rivedere la sua, si può proseguire, scatenando le proteste di tifosi e giocatori in campo. Continuano a premere i neroverdi alla costante ricerca del pareggio, anche se in questa ripresa le sortite offensive risultano sterili, non creando mai veri problemi alla porta di Urbietis. Comunque Colavitto non vuole correre pericoli e ridisegna l'assetto tattico inserendo De Moleon per Bugaro, passando al 5-3-2. Al 25esimo tocca ancora ai marchigiani rendersi pericolosi con l'ex Vastese Leonetti, bravo a convergere in area di rigore e provare la conclusione deviata in angolo da un attento Tano. Il Chieti prova con la forza della disperazione l'assalto finale, inserendo anche Traini per mettere centimetri in più al reparto avanzato, ma il Matelica a trovare la via della rete al 37esimo. Indecisione della retroguardia teatina, ad approfittarne è Leonetti che premia l'inserimento da dietro di Visconti, bravo di destro a incrociare la sfera e trafiggere Tano nell'angolino. Il Chieti, subita la rete, accusa il colpo e non riesce più a riportarsi in avanti, così al triplice fischio finale si materializza la quinta sconfitta consecutiva, con i neroverdi ancora a secco di punti in questo 2020. Domenica prossima trasferta a Cattolica per il Chieti, per un vero spareggio salvezza, che a questo punto si annuncia delicatissimo. Torna invece la vittoria dopo due pareggi di fila il Matelica di Colavitto, che continua a restare in scia della capolista Notaresco. Sì, oggi non era facile perché il Chieti, anche se veniva da delle sconfitte, non è una squadra morta e oggi è andata anche in vantaggio, quindi siamo stati bravi a stare sereni, calmi, abbiamo giocato secondo me una buona gara, alla fine quello che contano sono i tre punti, noi volevamo i tre punti, alla fine sono arrivati e siamo tutti contenti. Il Chieti rispetto alle altre partite l'ho visto abbastanza bene. Ha cambiato modulo il mister, ha fatto un 4-4-2, secondo me erano più compatti. Io mi auguro che il Chieti possa raggiungere la salvezza, perché con un pubblico del genere che canta dall'inizio alla fine ti dà una grande mano, quindi merita di più, ma non perché i giocatori non vogliono dare in campo. Purtroppo è un momento particolare, sono sicuro che passerà questo momento. Secondo lei peseranno i due pareggi consecutivi delle giornate precedenti per tornare più vicino al Notaresco? Il Notaresco sta facendo un grande campionato, noi seguiamo il nostro percorso, la nostra strada, purtroppo nel calcio i pareggi ci stanno, sono arrivati, abbiamo recuperato una partita contro il Fiuggio al 93esimo, secondo me un pareggio meritato, però nell'arco di un campionato non puoi sempre vincere.
anche la Juve ha difficoltà a volte, quindi è un campionato che si deciderà secondo me a marzo, noi dobbiamo continuare questo percorso e pensare partita dopo partita.